Hi guys, oggi parliamo della differenza tra il verbo to say e to tell. Sembrano uguali, quindi dire, ma vediamo nello specifico quando vengono utilizzati. Partiamo da to say. To say è un verbo irregolare che al passato diventa said, scritto come in questo caso, S-A-I-D. Tutti i verbi che terminano ovviamente in Y, quindi in Y, hanno la stessa regola, quindi seguiranno la stessa regola col passato irregolare. To say vuol dire dire e ovviamente significa pronunciare parole senza uno specifico interlocutore. In un esempio lo troviamo così: I didn't understand what she was saying. Mentre to tell significa dire, raccontare, tipo raccontare una storia in questo caso. E in un esempio lo troviamo così: I'm telling you the answer is wrong. Il verbo to tell anch'esso irregolare, quindi tell, told, told al passato. Il verbo to tell significa anche distinguere nella forma, ad esempio, to tell something from something else, quindi dire qualcosa rispetto a qualcos'altro. Oppure raccontare, come vi ho detto, in una storia. I was telling a story when the phone rang. Poi ci sono tanti modi di dire con say e to tell. Quello che si presta di più è say. Ad esempio, lo troviamo nella parola saying, che vuol dire un proverbio, un detto, un modo di dire. Alcune espressioni con il verbo to say possono essere enough said, so to say, well said, no sooner said than done. Bene, mi fermo qua per oggi. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, clicca sulla campanella e resta sempre aggiornato su nuovi video in uscita tutte le settimane. E keep learning English by Grace!